18:34, ben ritrovati al momento dell'informazione su TV 2000. Stanno bene e in attesa della giusta soluzione per uscire per i 12 ragazzi thailandesi e il loro allenatore. Ritrovati ieri dopo 9 giorni di ricerche, la permanenza nelle grotte potrebbe ridursi. Maschere subacquee speciali e un peggioramento delle condizioni meteo hanno infatti spinto le autorità ad accelerare i tempi. Molto dipenderà anche dalle loro condizioni fisiche. E allora vediamo il primo servizio di Antonio Soviero. Sono vivi, molto provati, ma vivi, 12 ragazzi dagli 11 ai 16 anni e il loro allenatore di calcio 25enne da 10 giorni dispersi in una grotta inondata dall'acqua per le forti piogge nel nord della Thailandia. Due sub inglesi li hanno raggiunti ieri e hanno registrato questo video dove i 13 dispersi si vedono e parlano, anche se l'audio non è perfetto. Quanti? Chiede il soccorritore. 13, risponde uno di loro. 13? Magnifico. Stiamo arrivando, molte persone stanno arrivando, siamo i primi. Che giorno è? Chiede qualcuno. Lunedì, risponde il sub, siete qui da 10 giorni, siete molto forti. Scatto qualche foto in modo che la gente sappia che siete al sicuro. Abbiamo fame. Torniamo col cibo, il dottore e tutto il resto. Possiamo avere la luce? Vi daremo più luce. Di dove sei? Chiede alla fine il ragazzo al sub. Inghilterra. Grazie, afferma chi è davvero tornato alla vita. Oggi l'acqua nella grotta è diminuita e 7 sub, compreso un medico, hanno raggiunto i ragazzi con cibo e acqua per 4 mesi. Ma ora è corsa contro il tempo per tirarli fuori. Si era parlato di settimane o addirittura mesi, ma il continuo peggioramento delle condizioni meteo e l'arrivo di maschere subacquee speciali dalla Svezia spingono le autorità a tentare di tirarli fuori entro qualche giorno. L'operazione sarà approvata solo quando i giovani saranno abbastanza in forze per effettuare la difficile traversata. I genitori all'ingresso della caverna aspettano e pregano in attesa che venga compiuto il miracolo e così poter riabbracciare i propri figli. E mentre ancora si esulta per il lieto fine di questa storia, ci si domanda quali saranno le conseguenze sulla salute di questi ragazzi, ma soprattutto come abbiano fatto a sopravvivere intrappolati per 9 giorni a 3 chilometri di profondità. E allora Silvio Vitelli lo ha chiesto a Piero Valentini, primario del reparto di pediatria dell'ospedale romano Agostino Gemelli. Sentiamolo. Un adolescente è un soggetto con un fisico che ha delle capacità eccezionali, quindi i tempi di sopravvivenza anche in condizioni di digiuno assoluto possono essere anche di settimane, purché ci sia l'acqua. In questo caso l'acqua non è mancata. Il fatto che fossero piccoli atleti può aver dato loro maggiore resistenza o al contrario il loro metabolismo più veloce li ha sfavoriti? No, sicuramente una forma fisica buona può avere dato loro una maggiore chance. Una struttura muscolare più ipertrofica è importante perché nei primi giorni di digiuno la maggior parte delle calorie viene proprio dalle proteine muscolari, poi successivamente entrano in gioco i grassi di deposito. La scelta di bere dell'acqua, seppur potenzialmente contaminata, è stata opportuna? Sì, l'acqua sicuramente non è pura, non è detto che sia contaminata da agenti infettivi che potrebbero viceversa creare dei problemi. E comunque è fondamentale, si sa come soggetti che hanno dovuto sopravvivere anche in luoghi molto aridi per diverso tempo sono riusciti a farlo bevendo continuamente le proprie urine. Quindi i liquidi sono fondamentali in queste situazioni. E allora cambiamo argomento adesso, lotta al precariato, multe e altre forme di contrasto per le aziende che intendono delocalizzare sia fuori che dentro l'Unione Europea. Sono alcune delle misure contenute nel cosiddetto decreto dignità presentato ieri in Consiglio dei Ministri. Ce le parla Marco Burini. Ieri sera, a un mese dalla nascita, il governo ha fatto il suo primo passo concreto, approvando nel Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto dignità, proposto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Questo decreto legge, subito in vigore, ma entro 2 mesi deve passare l'esame del Parlamento, si occupa in gran parte di lavoro e imprese. Per quanto riguarda il lavoro, l'obiettivo è aumentare i posti fissi e diminuire il precariato. La durata dei contratti a tempo determinato viene ridotta da 3 a 2 anni e rimette l'obbligo di fornire la causale se il contratto supera l'anno.
cioè si impone al datore di lavoro di giustificare l'assunzione a tempo determinato. Ridotto anche il numero dei possibili rinnovi, da 5 a 4, e ogni rinnovo a partire dal secondo costerà al datore di lavoro uno 0,5% in più di tasse. Il decreto, inoltre, aumenta da 4 a 6 mesi la scadenza per l'impugnazione del contratto e l'indennità da riconoscere al lavoratore ingiustamente licenziato. Il minimo passa da 4 a 6 mesi di stipendio, il massimo da 24 a 36. Licenziare diventa quindi più costoso per le imprese. Proprio per quanto riguarda le imprese, l'obiettivo dichiarato dal decreto è contrastare la delocalizzazione, cioè lo spostamento degli impianti industriali in paesi in cui la manodopera è più a buon mercato, come l'Embraco, di cui il nostro TG si è occupato a lungo, che aveva portato la produzione in Slovacchia. D'ora in poi le imprese italiane e straniere che operano in Italia e che hanno ricevuto un aiuto di Stato perdono il beneficio se hanno delocalizzato fuori dall'Unione Europea. Sono previste anche sanzioni, da 2 a 4 volte l'importo di cui hanno fruito. Non solo lavoro nel decreto dignità, che affronta anche l'annoso tema del gioco d'azzardo, a cominciare da una stretta sulle pubblicità. Esultano le associazioni anti-usura, anche se da più parti si teme la possibile crescita delle scommesse clandestine. Ce ne parla Caterina Dall'Olio. La lotta al gioco d'azzardo e lo stop alla pubblicità inseriti nel decreto dignità approvato dal Consiglio dei Ministri sono finalizzati a salvare le circa 900.000 persone, dati del Ministero della Salute, a rischio dipendenza. I punti programmatici del testo sono principalmente due: il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche in diretta, effettuato su qualunque mezzo, e quindi niente più annunci pro azzardo in una serie di manifestazioni sportive, culturali o artistiche, su giornali, radio, televisione e internet. Il secondo punto invece partirà il 1 gennaio del 2019, quando la norma si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi legati al gioco d'azzardo. In pratica, niente più jingle che punteggiano le trasmissioni di molti eventi sportivi. Escluse dal divieto la Lotteria Italia di Capodanno e i loghi sul gioco responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le sanzioni sono commisurate al 5% del valore e del contratto pubblicitario e comunque non inferiori a 50.000 euro. Gli incassi andranno al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo. Forza Italia annuncia battaglia. Secondo la forzista Deborah Bergamini, il provvedimento servirà poco a combattere le ludopatie online e invece umilierà i tifosi e le squadre di calcio, che avranno meno soldi. Per Forza Italia anche le TV avranno meno possibilità di offrire match gratis in chiaro. Contraria, come prevedibile, anche la Lega Calcio, che ha evidenziato come lo Stato italiano perderebbe nel corso dei prossimi 3 anni sino a 700 milioni di gettito proprio come conseguenza del divieto per questa tipologia di pubblicità. A favore del decreto, tra gli altri, il presidente del Centro Sportivo Italiano Vittorio Bosio, che sostiene che il divieto degli spot può essere una soluzione, un modo di arginare un fenomeno eticamente scorretto. È un primo passo a cui diamo il benvenuto, ha detto Monsignor Alberto D'Urso, presidente della Consulta Antiusura, e ha aggiunto: le persone che guardano al loro profitto si sono date da fare per difendere i loro privilegi. Il divieto di pubblicità per noi è il minimo sindacale. Insomma, un provvedimento su più fronti, da quello strettamente economico alle misure contro il gioco d'azzardo, che, come abbiamo ascoltato, ha suscitato diverse polemiche. Dal mondo della politica a quello delle imprese non sono poche le voci critiche su quello che di fatto è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo. Allora ne abbiamo parlato con l'economista Leonardo Becchetti dell'Università Tor Vergata di Roma. Lo ha raggiunto per noi Clara Iatosti. Ma dividerei in tre parti. La prima, quella sull'azzardo, molto bene. Il divieto sulla pubblicità era quello che i movimenti di lotta all'azzardo chiedevano da tempo. Bisognerebbe fare qualcosa in più su questo, per esempio togliere le slot dai bar. Per quanto riguarda il fisco, è molto importante la lotta all'evasione, all'illusione, quindi la regola aurea dovrebbe essere quella del pagare meno, pagare tutti. In realtà qui si allentano un pochino i controlli e questo non è equo, perché favorisce i più furbi. Sul lavoro, importanti, alcune cose importanti, però la stretta sui contratti potrebbe non essere efficace, perché spesso abbiamo visto anche storicamente, quando si fanno queste strette si favorisce più il lavoro nero piuttosto che combattere veramente la precarietà. E una valutazione al decreto dignità arriva indirettamente anche da Giovanni Tria, parlando davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulle linee guida del suo mandato. Il ministro dell'economia parla con schiettezza, paventando nel prossimo futuro il rischio di un rallentamento della crescita. Augusto Cantelmi.
prudenza, la parola d'ordine del titolare dell'economia. Nessuna promessa su misure costose senza coperture finanziarie come reddito di cittadinanza e flat tax. Dinanzi alla Commissione Bilancio di Camera e Senato, il ministro Tria non smentisce il suo approccio realistico alla guida del Dicastero economico. L'unica promessa che si sbilancia a fare è il rispetto e la tenuta dei conti pubblici, parole dirette soprattutto alle cancellerie europee e ai mercati. Tuttavia Tria smentisce ogni ipotesi di manovra aggiuntiva, sebbene le stime di crescita siano previste al ribasso. Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno, così come d'altra parte è anche nostra intenzione evitare misure che possano peggiorare i saldi di finanza pubblica del 2018. Abbassare il debito, l'altro obiettivo del ministro, che di fatto chiude la porta ad interventi particolarmente onerosi. In questo modo Tria respinge con diplomazia il pressing di Di Maio e Salvini, che rispettivamente chiedono il reddito di cittadinanza e la flat tax. Ma al fianco del ministro dell'economia si schiera anche il premier Conte, che ribadisce la necessità di mantenere i bilanci in ordine. Come in ogni famiglia, il pater familias deve avere anche la responsabilità di tenere i conti in ordine. Io mi sento molto pater familias, stia tranquilla. La questione migranti invece rimane al centro delle politiche sia in Italia che in Europa. Mentre nel Mediterraneo si registra il terzo naufragio in pochi giorni, Germania e Austria polemizzano su confini e ricollocamento dei migranti. Il presidente Sergio Mattarella, in visita in Lituania, dice: nessun paese può farcela da solo. Vito De Torre. Altri morti, altra disperazione nel Mar Mediterraneo. Almeno 7 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo della Libia. 2 erano bambini. Il portavoce della Marina libica ha spiegato che la Guardia Costiera di Tripoli ha soccorso in mare 123 persone che erano in difficoltà. Tutto questo mentre le navi delle organizzazioni non governative sono bloccate in porto o costrette, come il caso dell'Aquarius, a rifornimenti in luoghi molto distanti a causa del divieto ad attraccare di Italia e Malta. Anche la Germania sta adottando una politica di maggiori restrizioni nei confronti dei flussi migratori. L'accordo tra i due partiti di maggioranza, entrambi di ispirazione cristiana, è l'ultima tappa di un braccio di ferro tra Angela Merkel e il ministro dell'interno tedesco, che aveva minacciato le dimissioni. Un'intesa fragile che si regge sulla realizzazione di centri di transito per rifugiati alla frontiera con l'Austria. In questo modo la polizia tedesca potrà respingere quei migranti che sono già stati registrati in altri paesi dell'Unione Europea, ad esempio l'Italia e appunto l'Austria. Ecco perché Vienna ha già fatto sapere che intensificherà i controlli al Brennero. Sa bene, infatti, che se i migranti provenienti dall'Italia si registrassero in Austria, questi verrebbero respinti nel caso in cui tentassero l'ingresso in Germania. Un effetto domino, dunque, che rischia di trasformare l'Italia non più in un paese di transito, ma in un luogo dove i migranti resterebbero di fatto bloccati. La questione migranti però sembra non interessare i governi africani. Quali sono le ragioni di questo silenzio? Lo abbiamo chiesto a Pier Maria Mazzola, per anni missionario in Africa. Sentiamolo. Fino a questo momento i governanti africani si sono caratterizzati per il loro silenzio tombale sulla questione dei migranti, in particolare sui migranti che cercano di arrivare in Europa, perché poi molti di più, circa l'85%, sono quelli che rimangono in Africa, nei paesi limitrofi. Naturalmente ci si chiede perché questo, cause tante, complesse. Penso che si possa ricondurre comunque almeno a due binari principali, uno in andata e uno in ritorno. In andata chi lascia i paesi con un'età media di 17 anni contro i 45 dell'Europa, tolgono le castagne dal fuoco davanti ai problemi della disoccupazione, delle infrastrutture, della povertà che non si riesce a risolvere. In ritorno, quelli che almeno sono arrivati a farsi un minimo di posizione in Italia o in Europa o all'estero, mandano le rimesse. Sappiamo che le rimesse, cioè i soldi che gli emigrati mandano alle proprie famiglie e quindi immettono nel circuito della società del loro paese, sono più importanti, sono di più che non i soldi degli aiuti bilaterali, della cooperazione e di tutto questo. Quindi davvero è tempo
e lo dico non a nome mio o degli osservatori che stanno di qua dal Mediterraneo, ma cercando di portare la voce degli africani stessi, è tempo di svegliarsi. La cronaca adesso, dramma in un ospedale a Sessa Aurunca nel Casertano, un paziente in cura psichiatrica in preda ad un raptus ha ucciso a pugni un'altra persona ricoverata. Sentiamo Marco Caiano. Era stato arrestato già diverse volte l'immigrato che stamattina ha ucciso un anziano di 77 anni nell'ospedale di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. Charles Kwasi Opoku, ghanese di 31 anni, non aveva ottenuto il permesso di soggiorno nel 2012, richiesto per motivi umanitari, e per questo da quella data era irregolare. Ieri, dopo aver distrutto alcune automobili parcheggiate nella zona di Castelvolturno, è stato arrestato dai carabinieri. Trovato in uno stato psicofisico alterato, è stato portato all'ospedale civile San Rocco, nel reparto di malattie psichiatriche, dove i medici lo hanno curato lasciandolo poi riposare per tutta la notte. Questa mattina al suo risveglio una nuova crisi e di nuovo la violenza. Il ragazzo si è scagliato prima contro i medici, poi contro il suo compagno di stanza, un ex infermiere in pensione, Luca Toscano, uno spintone, e l'anziano è volato contro il muro, sbattendo la nuca contro uno spigolo, morendo sul colpo. È stato tranquillo fino alle 6:30 di stamattina, quando alle 6:30 è andato in escandescenza, picchiato sia i dipendenti medici che infermieristici, e si è trovato avanti uno dei ricoverati e nella spinta che gli ha dato l'ha fatto cadere sopra il muro e purtroppo il paziente è deceduto. Quindi l'evento che ha portato a questa cosa non era prevedibile in nessuna situazione. Il ghanese era stato arrestato sabato pomeriggio per aver danneggiato un bar, sempre a Castelvolturno, dove era entrato gridando «Sono io il nuovo boss della zona». Ammanettato dai carabinieri, era stato rimesso in libertà 24 ore dopo. La pagina vaticana adesso con la visita di Papa Francesco a Bari sabato prossimo. Nel capoluogo pugliese il pontefice incontrerà i patriarchi delle chiese del Medio Oriente. Il programma della visita nel servizio di Cristiana Caricato. A Bari, capitale dell'ecumenismo nel segno di San Nicola, ci saranno tutti. Sabato prossimo l'incontro di Francesco con i capi delle chiese e delle comunità cristiane del Medio Oriente per una chiamata alla preghiera che è anche un richiamo alle coscienze dei potenti. La sorte di cristiani e musulmani in Siria, Iraq, Terra Santa sta a cuore non solo al pontefice, che più volte ha alzato la voce per ricordare le loro sofferenze. Nella giornata pugliese ci saranno il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, insieme al metropolita Ilarion, in rappresentanza del patriarca russo Kirill, ma anche il patriarca copto Tvadros II, accanto ai capi delle chiese di Alessandria, Gerusalemme, Antiochia, Aleppo, Babilonia dei Caldei, in una pluralità di riti e tradizioni. Un modo per sostenere la presenza cristiana in una regione martoriata che ha visto scendere la percentuale dei cristiani dal 20% della metà del secolo scorso al 4% di oggi. Un appello per tutti quelli che hanno responsabilità nel mondo a cessare la guerra e a far sorgere la luce della pace, soprattutto nel Medio Oriente, in Siria, in questo momento che sta soffrendo indicibilmente le conseguenze della guerra. Preghiera sul lungomare di Bari alle 9:15 insieme ai fedeli, poi alle 10:30 nella Basilica di San Nicola l'incontro a porte chiuse tra il Santo Padre e i fratelli delle chiese medio orientali, con una relazione introduttiva affidata all'amministratore apostolico di Gerusalemme, Monsignor Pier Battista Pizzaballa. Al termine, sul sagrato, la liberazione nel cielo di alcune colombe, un segno pubblico di un impegno che coinvolge in profondità le chiese e i loro leader. Ed è il momento del TG Post adesso. Oggi andiamo ad Assisi, dove si celebrano gli 800 anni dall'incontro di San Francesco con il Sultano d'Egitto. Dalla Siria e dalla Terra Santa decine di musicisti sono arrivati portando in Italia il loro messaggio e i loro strumenti di pace. Tra le testimonianze raccolte da Daniele Morini ci sono quelle di due giovani cantanti di Betlemme. Ascoltiamoli insieme, l'informazione torna alle 20:30. Arrivederci.